Gli italiani che affermano di appartenere alla Chiesa Cattolica, sia pure con diversi gradi di intensità e partecipazione, sono circa l'80% della popolazione. La Chiesa è una delle istituzioni oggi ritenute in assoluto più credibili e negli ultimi 2 anni la fiducia nei suoi confronti è cresciuta esponenzialmente di oltre 20 punti percentuali. Alcune cose colpiscono analizzando i dati di questo incremento così forte. Da un lato i più giovani, dai 18 ai 24 anni, e poi però anche la popolazione di oltre 65 anni, quindi i due estremi di età. Abbiamo pensionati, abbiamo i lavoratori autonomi, abbiamo i disoccupati, molti dei temi toccati da Papa Francesco e dalla Chiesa sono vicini, diciamo, ai problemi che i disoccupati vivono quotidianamente. È interessante nel Triveneto, nel Sud Isole e tra coloro che si collocano politicamente nel centro-sinistra. Tra costoro l'incremento di fiducia è stato decisamente più elevato. Dopo la triste pagina degli abusi da parte del clero, dopo gli scandali di Vatilix, indubbiamente Francesco ha dato nuova linfa, ha risvegliato un interesse che tuttavia non si esaurisce solo nella figura del pontefice, ma si estende in generale alla Chiesa, che ha saputo darsi proprio un pontefice come Bergoglio. È prevalentemente la figura di Papa Francesco che in questo momento sta modificando le opinioni anche nei confronti della Chiesa. Non dimentichiamoci che viviamo una fase di crisi prolungata, e non è solo una crisi economica, è una crisi che investe la società, la politica, i diversi aspetti della vita sociale, e quindi c'è contestualmente anche una domanda di senso che una parte rilevante della popolazione esprime. Ecco che Papa Bergoglio è in grado in qualche modo di raccogliere questa domanda. Sono tre elementi che mi paiono particolarmente importanti che stanno caratterizzando il pontificato di Bergoglio. Il primo è quello più immediato, insomma, che vediamo tutti, il cambiamento profondo nello stile comunicativo. E questo ovviamente ha destato molta sorpresa, molta curiosità, ma non ci si è fermati alla curiosità. Probabilmente, diciamo, questo elemento comunicativo ha indotto anche un atteggiamento diverso di ascolto rispetto a quanto il Papa dice. Il secondo aspetto è la scelta dei temi di Papa Francesco, che mostra grandissimo pragmatismo, grandissima vicinanza ai problemi concreti di tutti i giorni, quotidiani delle persone, e quindi l'idea che ci sia un interlocutore di questo livello, che sia in grado di parlare con semplicità dei problemi quotidiani delle persone, rafforza il legame con il Papa e di conseguenza con la Chiesa. Un terzo elemento molto importante è lo sguardo diverso che Papa Francesco e la Chiesa in questo momento sta avendo sul mondo. Ma in che misura i cattolici sono in sintonia con gli insegnamenti della Chiesa? Quello che ha caratterizzato il comportamento dei cattolici negli ultimi anni è stato quello che è stata definita, insomma, un po' la Chiesa del fai da te, e cioè l'idea di accettare o rifiutare del messaggio evangelico tutto quanto è più in sintonia con il proprio stile di vita. E guardate, questo non riguarda soltanto la morale sessuale, questo lo sappiamo, ha riguardato tantissimi temi. Se la Chiesa mi mette in discussione, io tendo a rifiutare, diciamo, il messaggio che mi mette in discussione. Un cattolico assiduo su 4 è favorevole ai matrimoni tra le coppie gay, 1 su 3 non è favorevole ai matrimoni, ma alle unioni civili sì, e un 39% invece è contrario. Ma se cambiamo tema e guardiamo il tema dell'immigrazione, vediamo che tra i cattolici più assidui è decisamente più elevata rispetto alla media nazionale la preoccupazione rispetto al mondo degli immigrati, anzi addirittura i favorevoli respingimenti sono il 55%, più di 1 su 2 di chi va a messa regolarmente. E poi ancora il 61% si pensa che, dei cattolici assidui, pensa che non siamo stati sufficientemente, come dire, all'altezza, avremmo dovuto attuare più respingimenti. Le percentuali sulla totalità della popolazione sono più basse, quindi il rischio in questa fase è che permanga questa frammentazione, che manchi questa visione coerente del sé, che porti sostanzialmente ad avere un motore ispiratore che è la propria fede, una fede che conformi i propri comportamenti. Oggi in realtà la fede è uno degli elementi, ma non è l'elemento che caratterizza maggiormente i comportamenti delle persone. Francesco ama citare un'espressione del suo predecessore: la Chiesa deve crescere per attrazione, non per proselitismo. I sondaggi sorreggono questa impostazione? Sicuramente sì, la testimonianza è uno degli elementi importanti che fa sì che Papa Francesco sia sostenuto da una grande ammirazione e un grande consenso. Lo sguardo di comprensione, di misericordia,
di attenzione, diciamo, anche al dolore, alle difficoltà delle persone. Ecco, il fatto di non giudicare le persone non significa rinunciare ai principi del messaggio evangelico, significa però avere uno sguardo compassionevole. Ecco, questo è un elemento che rafforza molto il legame con il Papa e con la Chiesa.